ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oggi siamo su Clash Royale. Lo vedete come sempre alle mie spalle, ragazzi, abbiamo da fare una roba bella bella sugosa, bella bella importante. Anche perché vedo che c'è un bel riscontro da parte vostra nel format pomeridiano che sto portando dedicato a Clash Royale, dove apriamo assieme sempre dei bei baulozzi e ci spariamo due partitine in tranquillità senza tutto il casino che c'è in live. Beh ragazzi, oggi volevo appunto aprire il baule gigante, l'argentino e l'orello, ma non solo, ho ancora da aprire il baule del clan, livello ovviamente 10 su 10, quindi direi che la puntata è bella interessante ma sugosa. Su da aprire argentino così, che non ce ne frega niente, 90 di gold per l'argentino, un mini squinzi non mi serve, e 12 goblin lancieri, anche questi non li uso dalla primavera del 36, però mi serve aprire questi bauli per la missione che avete appena visto, collezionista di carte. Tra l'altro ragazzi, nella sezione missioni mi ha dato il super magico, quindi porca miseria, fa 495 punti, avrò finalmente un altro bel chest opening interessante da fare. Via via colorello, 208 di gold per l'orello, 2 luridi cavernicoli scelti, peccato non ci servano, 3 gang di goblin, anche queste completamente inutili per il mio deck. Arrivano 4 mega sgherri, niente di buono per i bauli free, e chiudiamo con 32 arcieri, assolutamente anche questi non mi interessano. Andiamo ad aprire il Giant prima di spararci una o due partitelle. Adesso vediamo, per poi chiudere con il baule del clan. Forza, baule gigante così. Baule gigante, 860 di gold. Va bene, arrivano 6 Giant. Questi glieli diamo alla Pami. A me non mi servono. Gigante non l'ho mai chiesto. Ce l'ho quasi a livello 8. Non si sa bene quando io l'abbia potenziato. Avanti ancora, 10 Fornazia, 10 Fortnite. Peccato, anche questa non la uso. Forza col pelutinoschi. Oh mio Dio, 230 scheletrini. Non ci credo. Cosa me ne faccio? Ne ho 3434 su 2000. Anche questi mai potenziati, li ho a livello 11. Non si autopotenzia in da sole. L'ultimo skip. Arriva a 41 capanne dei goblin. Oh mamma mia, che brutta roba. Prima di aprire il baule del capo, intanto, wow, 432 così proprio, collezionista di carte a sciamanna. Ne faccio una bella battaglietta ragazzi, se vinciamo dovremo potenzialmente andare di nuovo in Lega 2, quindi siamo contro KGB Romeo degli HK, 4280 trofei per lui, livello 12 come me, che apre subito con un cavaliere. Noi apriamo con un quintetto di pisciatelli, avanti con lo grider. Pronta la zap, il Valchirione non mi interessa, andiamo a zappare l'orda, così quando torna non ci darà filo da torcere, a meno che non mi apre con un miner. No, non apre col miner, perfetto, andiamo a fermare il Valchirione, mette i pisciatelli anche lui, li andiamo a spostare con lo spirito del ghiaccio e il mio Moscovich deve sbrigarsi, subiamo qualche danno ma siamo nettamente messi bene, possiamo aspettare ancora qualche istante e scaricare il suino, via suino, veloce come un suino, vai che va il Suez, bene così andiamo a liberare dalla morsa degli scheletrini il mio Suez, e il moschettiere può andare anche a sparare sul suo Caballeros, secondo me giocherà i pipistrelli dietro il Caballeros, vediamo se l'ho azzeccata, se no glielo lasciamo entrare, non mi interessa, forse non colpisce neanche. Wow, mitica la Tower, sembrerebbe che non abbia tirato neanche una hit, 1042, la torre in alto a sinistra, 2278, lui cattivissimo, apre col Valchirione, secondo me mi gioca qualcosa di veloce, non capisco bene con cosa voglia pushare lui, vediamo che intenzioni ha, eventualmente andiamo avanti con il Caballeros, dietro con il Moschettiere, lui ancora non si espone, pipistrelli anche per me, il mongolino di là ragazzi, è brutto ragazzi, andiamo a fermare di nuovo così, ma non credo sia sufficiente,
Ah, brutta, 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 brutta la mongolfiera. La torre riesce a tirarla giù. Partiamo con un terzetto di goblin. E pronti anche i pipistrelli, eventualmente per i suoi pipistrelli. No, mette il Valchirione, mette il Valchirione. Gliela mangiamo via. Oh, va a zappare, grande. Bella giocata, ottima difesa da parte sua. Non posso negarglielo, non posso negarglielo, non posso negargli neanche questo attacco che faccio con Domatore e Spirito. Bene così, pronti, pronti, pronti con la zap sui pipistrelli. Perfetto, super pulizia e Suino, che ha una difficoltà a tirargli giù la torre. Molto cattivo, molto cattivo in questo frangente. Aspettiamo la sua giocata, dovrebbe essere fatta con la mongolfiera. Intanto spostiamo centralmente di qua, andiamo a mettere anche un cavaliere centrale. Benissimo, benissimo, dietro di qua. Ok, l'aspettavo, l'aspettavo. Perfetto, andiamo anche a congelare. Lui dovrebbe zapparmela se non vedo male. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo di nuovo a colpire. Bene che deviamo e mettiamo il secondo moschettiere. Non abbiamo subito troppi danni neanche in questo frangente. Peccato per di là invece, che ci fa abbastanza male. Questo mi prospetta una partenza così, anche con lo spiritino del ghiaccio che non subisce danno. Attenzione, entriamo, andiamo a congelare il Valchirione e il Suino, violentissimo ragazzi, sulla destra. Ancora lui con la mongolfiera. Ovviamente non poteva fare altro, non poteva fare altro. Andiamo anche con la Fireball, andiamo anche con la Fireball. Bene che la fermiamo, bene che la fermiamo. 3, 2, 1 e la chiudiamo in vittoria. Molto bene, molto bene. Grande partitozza, credo Lega 2 per me. Vediamo se la vado a prendere, direi di sì. Direi di sì ragazzi. E torniamo in Lega 2. 4309 trofei. Questo mi dà veramente la gioia e la felicità di andare ad aprire insieme a voi il baulozzo del clan 10 su 10. Speriamo in una leggendaria. Ma prima di aprirlo ragazzi, vi ricordo di lasciare un super like per questo video se vi sta piacendo, se vi piace questo format pomeridiano dei Mega Chest Opening. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, così seguirete tutte le nostre live e tutti i nostri video. Avanti ancora col baulozzo del clan. 10.1620 di gold. Questi vanno bene, questi vanno bene sempre, vanno sempre bene. Oh, 28 Xuder Royale. Questi non mi servono, non mi servono. 5 skip ancora, bene così. 79 Caballeros, questo lo uso. 720 su 5000. La scalata verso il livello 13 è ancora molto ripida. Arrivano le epiche, uno specchietto, uno specchietto così. Specchio, anche questo mai usato, ce l'ho a livello 5, non si capisce bene come sia possibile. 13 arieti da battaglia, vediamo un po'. Ora 3 skip, mi sale, mi sale. Vediamo un pochettino che cosa non si sa, ma sale. 14 goblin cerbottanieri. Volevo le fireball, volevo le fireball. Vediamo se mi dà qualcosa. 133 bombardini e niente leggendaria. Peccato, peccato. Speravo di trovarla, invece niente leggendaria. Speriamo almeno in una carta del mio deck. Attenzione, 2 mongoline. Brutta situa, brutta situa. Vabbè, non mi sono servite, però credo di aver completato la missione, quella del raccoglitore di carte. Assolutamente sì. Andiamo a prenderci, andiamo a prenderci le nostre 10 rare di ricompense. I nostri 20 punti arrivano, mamma mia. 10 torre inferno, questo a livello 9. L'ho usata quest'estate, poi l'ho tirata via. E quindi niente di buono. Beh ragazzi, io direi che il video può fermarsi qua. Spero in una sbregata di vostri like, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo presto! Ciao!